Salve a tutte e tutti dal vostro Santen Chan. Oggi voglio parlare un po' con tutte e tutti voi, ma non lo faccio filmandomi col mio cellulare né con la mia filmatrice, perché non voglio spendere del tempo ad editare il video. Ed anche se mi rendo conto che questo video verrà schifosissimo, perlomeno per quanto riguarda l'edizione, perché la mia è una webcamera Logitech del 99 Express, che tanto Express non è, e perché registro con questo microfono, però che vedo che funziona. È da molto tempo che non facevo un live, e quindi io non ho una webcamera di 720p. Io ho questa webcamera per miracolo, perché avevo un Pentium terzo che si mi è bruciato, mi si è bruciato nel 90, nel 2006, si è fuso. Beh, allora, grosso modo, visto che oggi non voglio perdere del tempo editando un video, caricandolo nel computer, che a volte non funzionano i drive, voglio, magari ecco, carico anche su Spreaker. No, perché a volte è un casino. No, devo fare delle trasmissioni per Spreaker e SoundCloud, che è da molto tempo che non ci trasmetto. Voglio parlare del bi e del ba, del più e del meno, quelle robe là, insomma. Beh, spero che tutti voi stiate bene. Il mio canale ha raggiunto quote stratosferiche di visioni. E stiamo, perché grazie a tutti voi che abbiamo raggiunto le 39.682 visioni. 39.682 volte avete visto i miei video. E che dire che solo in 20 giorni abbiamo avuto nel canale, abbiamo avuto in 20 giorni e passa più di 3.000 visioni. Però ecco, ancora YouTube mi dice che in pratica non basta a monetizzare il mio canale. Non so quante migliaia di volte in più dovranno vedere i miei video. Come prima cosa, quindi, do un mio caloroso saluto a tutti quelli che mi seguono, che mi guardano, anche magari che non sono iscritti a YouTube, ma anche agli iscritti di YouTube e quelli che mi vedono magari attraverso Facebook, Hi5, Google Plus e Twitter. E poi un saluto particolare a Marco Travaglio, e un saluto anche a Pietro Trevisan, Laura Pezzino, Elo Viola, Mimmo Corcione, Massimiliano Di Venanzio, ma anche tante persone che mi hanno scritto ultimamente e fatto dei bei commentari. Io non seguo il mondiale di calcio, fino adesso non ho visto neanche una partita, perché veramente il calcio non mi è mai piaciuto. Però sono contento che vince la selezione italiana. Però ecco, me ne può fregare di meno, allegramente. Vediamo se direziono una luce, perché qua sono le 4:30 e sta diventando buio. È inverno in pratica. Grazie.
Ecco, con un po' più di luce. Magari se mi vedete meglio non si perde nulla. Però, perché vedermi male? Così sarete più contenti di vedere meglio il vostro amato Saint-Jean. Allora dicevo, i mondiali sono un palliativo in più per distrarre la gente, per deviare l'opinione pubblica dai problemi seri. Tutti a schiamazzare, tutti a strombettare, pa 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 pa, gol, gol. Oh, l'abbiamo fatto gol. Ma che hai fatto? Dai, date una calmata. Abbiamo fatto gol. Hanno fatto gol. Li pagano per fare gol. E che cazzo te strilli? Gol. Abbiamo segnato. L'Italia ha segnato. Ecco. Poi tengono i tifosi sempre allerta perché ci sono i campionati europei, regionali, provinciali, gli scudetti, i derby. Quindi il tifoso di calcio sta tutto l'anno così, strillando. Sorvola la settimana per arrivare al giorno della partita. Siccome oggigiorno non si gioca solo la domenica e non si gioca soltanto per il campionato d'Italia o quello che sia, ma si gioca per le europee. Le squadre europee vanno a giocare partite sudamericane nell'Oceania, dovunque sia, i tifosi stanno sempre in palla e non capiscono una mazza. Invece, di occuparsi di cose serie, quello che succede nel mondo, nei telegiornali, zero notizie sulla crisi in Ucraina. Sul fatto che se ci saranno dei tagli severi di gas, starete tutti al freddo, belli freschi, e poi a dire gol, gol, a occuparvi dei giochi, perché il calcio e gli sport sono dei giochini, non sono le cose serie della vita. Vabbè, però ecco, che il calcio ha sostituito la religione, ed ecco perché il giorno preferito di giocare a calcio è la domenica. Avete capito? E io non lo so, vi consiglierei di leggere qualcosa di Elémire Zola, diciamo, perché le società moderne non hanno degli eventi fatti a caso. Le società moderne si organizzano così rigidamente come quelle arcaiche e tradizionali. E tutto è fatto con un proposito. Anche il fatto di deconcentrare tanta gente dalle città la domenica, in modo che si vadino a scaricare le tensioni attraverso dei rituali compartiti e stereotipati. Tutti sanno quando gridare, come gridare, il gol, non gol. Poi il fatto che c'è un elemento magico nel calcio, ma non nella forma in cui la gente segue, innanzitutto perché devi essere tifoso di una squadra di calcio. Non è che vanno a vedere il gioco, c'è già un animo di faziosità nei tifosi di calcio, che appunto come i tifosi gridano, sbraitano, urlano e sembrano malati, per quello tifosi. Ma poi perché non si accetta che vinca l'altro? È un muro contro muro. E dove sta la vera sportività in questo? Non lo so. E poi perché veramente il tifoso crede che facendo il tifo lui si concentra, no? Perché gol, gol, segna, segna, gol. Come se questo spreco di energie mentali fa sì che magari collettivamente l'egregore della volontà di una tifoseria
fa sì che magicamente si possa influenzare sugli eventi e per quello si appoggia alla propria squadra, perché con la propria attenzione, il proprio sforzo mentale vadino a fare gol. Non è così. Gli eventi in campo non possono essere influenzati dal tifo degli spettatori. È una superstizione magica crederlo. Ma veramente c'è gente che lo crede. E questa è la cosa più assurda del calcio. Poi, in nome di queste superstizioni di influenzare mentalmente il risultato, e anche in nome di interessi, dei biglietti, delle magliette, tutta la rivendita in negro, in nero, oggi si vendono i biglietti in internet, per cui c'è sempre qualcuno che se ne compra 10, 20, 30.000, chissà come. E poi li rivende in eBay, nei siti di rivendita in internet, invece che 10, 20, 100 euro a 1000 euro. E i coglioni che vanno a pagare per un derby anche 5.000 euro, non so, sì, io ho ascoltato cose di questo genere, non ci posso credere. Io non ci posso credere, veramente, è da fessi. Io non avrei mai da spendere così tanto, ma neanche 10 euro, se no non starei con questa vecchia Logitech che filma come il culo. Infatti voi guarderete il filmato, adesso io lo sto guardando, che orrore! Mamma mia, come pizzellato! C'ha dei pixel grandi così, come dei fagioli. Sembra il casellario della tombola, no? Guardate l'immagine, con tutti i fagiolini. Vabbè. Poi un'altra cosa che volevo commentare, quindi chiedo al nostro amico, tanto Marco Travaglio come a Pietro Trevisan, che loro sono informati, io li seguo per quello. Ciao, colgo l'occasione per salutarvi. Saluti. Allora, quello che succede in Iraq, che si dice a mozziconi. A mozziconi. Vabbè. Che gli americani hanno tanto fatto per entrare in Iraq e di implicare Saddam Hussein di essere alleato di Al Qaeda, e anche dicevano che era alleato dell'Iran, tanto per loro è tutto uguale, che adesso si alleano con l'Iran per schiacciare Al Qaeda. Quindi o non hanno capito un cazzo, come sempre, della geopolitica, che entrano a cazzo di cane con i loro strumenti tecnologici per massacrare tutti e dire che li salvano dal terrorismo. Oppure, e loro sapevano quello che facevano, volevano ingannare gli altri, per esempio i votanti nordamericani, che gli dovevano convincere che il Congresso doveva finanziare la guerra. Ma quello che è vero è che Saddam Hussein li impiccava ai fondamentalisti sunniti, e che ha fatto una guerra contro i religiosi sciiti in Iran. Quindi non stava né con gli Ayatollah né con Al Qaeda. Tanto è vero che il partito Baath, alla fine degli anni 60, negli anni 70, era un partito né religioso né fondamentalista, ma era filo sovietico, perché diceva di essere socialista. Poi, vabbè, è stato un socialismo arabo, petrolio, rivendicazioni, forse terrorismo, nulla di comunista. Vabbè, poi totalitarismo personalistico di Saddam Hussein, ma gli americani non lo sapevano, forse, che lui stava più a sinistra che a destra. Quando il socialismo ha iniziato a perdere terreno, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino e il crollo dell'Unione Sovietica, e lui è diventato sempre più religioso, però di una religione sua, per distinguersi dai fondamentalisti che volevano entrare in Iraq, tanto quelli sciiti filo-iraniani, che non sono proprio gli sciiti iraniani, è un'altra posizione, che loro si dicono filo-iraniani, come gli Hezbollah, però se possono anche disvincolarsi dall'Iran lo farebbero. E poi lui non aveva nulla a che fare, tantomeno con i sunniti, che gli guerreggiava. Infatti,
Il vero conflitto in Medio Oriente, voi tutti lo saprete, sarà fra i sunniti di Arabia Saudita, che appoggiano Al Qaeda, e i sciiti iraniani, che appoggiano quelli che sono i fondamentalisti sciiti, in realtà, che non è Al Qaeda, che sono gli Hezbollah, che stanno in Libano e in Siria adesso. Quindi, come dire, ucciso Saddam Hussein, che impediva l'ingerenza, soprattutto degli arabi, ma anche degli iraniani in Iraq, adesso, arabi sauditi ed iraniani vogliono entrare in Iraq, ci stanno entrando. Ci stanno entrando con dei negoziati con i nordamericani, gli sciiti iraniani, ma soprattutto gli Hezbollah, che non sono tanto dipendenti dall'Iran come vogliono far credere. Ma adesso, attraverso i rami di Al Qaeda, molti rami indipendenti, addirittura apostatici di Al Qaeda, stanno entrando i fondamentalisti sunniti, wahhabiti, come era Bin Laden, che era wahhabita. Questo per dire il casino senza fine che è l'Iraq, che adesso devono ritornare. Anche se non se ne sono mai andati perché hanno lasciato dei mercenari, della sicurezza, no? Che sono più sicurezza che non soldati. Questo per rispondere a chi mi ha chiesto un commentario geopolitico su quello che succede in Iraq, però non mi voglio occupare tanto di questi temi, non per niente, ma perché le cose cambiano di giorno in giorno. Invece dell'Afghanistan non so che dire, sarà uguale. Ma non si sa nulla, perché non è nel Mediterraneo, quindi lì le cose sono peggiori. Ma non si sa nulla perché non lo sa nessuno quali e quante siano le correnti talibane, perché sono quasi tutte straniere, soprattutto le ha create l'ISIS del Pakistan, grazie agli Stati Uniti, e grazie all'Arabia Saudita e Bin Laden. Quindi è tutto un intreccio strano. Però non vi preoccupate, perché se voi credete che se non comprendete queste cose, non comprenderete futuri cambiamenti nella regione, di futuri cambiamenti nella regione ce ne saranno ben pochi. Quindi c'è poco da comprendere, continuerà tutto questo imbroglio come è successo fino adesso. Poi per quanto riguarda l'Ucraina, io ho fatto dei video. E ci sono dei rinciucci costanti. Comunque, è quello che è successo in Moldavia, che quello che è successo in Moldavia nessuno ne ha detto niente, o ne hanno detto molto poco, perché hanno riuscito a separare dalla Moldavia una zona considerata filorussa perché di idioma russo. Magari non di etnia russa, di idioma russo, gente che magari sotto l'Unione Sovietica ha dovuto imparare l'idioma russo o sono stati deportati dalla Siberia e poi sono rimasti russi. Beh, c'è stato un grande conflitto, sono morti 1,5 milioni di persone da una parte e dall'altra e adesso Transnistria la riconosce soltanto Russia e c'hanno un governo che sembra dell'Unione Sovietica. Fanno delle parate, l'esercito rosso, sembra proprio un'Unione Sovietica in miniatura. E solo Cuba, Corea del Nord, Cina e Russia riconoscono Transnistria. E quindi vogliono fare la stessa politica che anche hanno fatto in Georgia, con i separatisti della Georgia, la vogliono fare in Ucraina, la stanno facendo. E per il momento non prevedo che succeda come invece in Cecenia. Che lì separatismo dopo separatismo in 300 anni hanno separato tutto. E in pratica poi col collasso dell'Unione Sovietica sono intervenuti e hanno distrutto tutto. Adesso dicono che l'hanno ricostruita, però non è un luogo appetibile per il turismo. Quindi, un momento.
Beh, vi lascio, ho delle cose da fare.